cerimonia in Campidoglio per festeggiare anche a Palazzo Senatori i 100 anni del CONI insieme agli atleti paralimpici. In occasione della manifestazione il sindaco di Roma Ignazio Marino ha consegnato al presidente del CONI Giovanni Malagò la medaglia dedicata al secolo millenario di Augusto. Non è solo un discorso, diciamo, di un tour turistico, chiamiamolo così, con il Campidoglio, con la Terrazza Caffarelli o i Musei Capitolini. È dare un segnale, insomma, che ci stiamo, che vogliamo. È un altro passo. Cosa significa? Non significa nulla di particolare, ma significa che, insomma, che stiamo muovendoci nella giusta direzione. Poi è chiaro che quando uno decide di fare, diciamo, l'atto formale, non puoi non aver già a monte preparato tutto il possibile. Questo è il nostro percorso. Poi se l'atto formale ci sarà, questo, come ho detto da subito, è, diciamo, legato anche a altre variabili, però noi stiamo veramente facendo tutti i passi giusti nel momento in cui dovesse esserci l'atto formale di farci trovare pronti. Presente alla cerimonia Sara Simeoni, premiata dal CONI atleta del secolo, e Francesco De Piccoli, campione di pugilato a Roma 60. Fa capire alla gente che lo sport non è violenza, è amicizia, serenità, fratellanza, rispetto. Questo è il sogno più bello che ogni atleta deve avere. Il Comitato Olimpico Internazionale è ben disposto all'idea che Roma ospiti i Giochi Olimpici del 2024, ha dichiarato Marino al termine della cerimonia, citando il discorso del presidente del CIO, Thomas Bach. E poi alla fine ha concluso il suo discorso dicendo io mi auguro che Roma possa di nuovo ospitare i Giochi Olimpici in un periodo di tempo che non sia troppo lontano. Mi sembra, insomma, un auspicio pronunciato dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale molto positivo. Io certamente sono molto favorevole all'idea delle Olimpiadi a Roma nel 2024, ma lavoreremo con la guida del presidente Giovanni Malagò e sono certo che finalmente ci sarà un argomento che, se arriverà in quest'aula, non dividerà i partiti.